Uh, I'm very happy to be here, and um, it's been a wonderful experience already. And yeah, um, I'm trying to present to you now um, for the next maybe ten minutes the European perspective, so not the German perspective yet. Um, the European perspective um, is uh, is seen in the directive. Uh we have the present? La um, um, direttiva um, sulla know. ristrutturazione del 2019, and, um, come sapete, uh, spiega che uh, i piani di ristrutturazione preventivi dovrebbero Europe, essere possibili course, Italy, in tutta Europa, uh, compresi i paesi che noi rappresentiamo, l'Italia, i um, Paesi Bassi e la Germania. La direttiva crea dei, stabilisce eh, questi piani di ristrutturazione che eh, riguardano determinate classi o gradi. Perché ci sono queste classi, questi gradi? Perché sembra una complessità superflua. L'idea è che i piani di ristrutturazione possono avere un impatto non soltanto eh, sui creditori ordinari ma anche quelli eh, chirografari e... Eh, privilegiati ma anche su eh, quelli che sono i soci. E può anche avere effetto su eh, attori pubblici eh, per crediti da parte, per esempio, di autorità. Eh, e potrebbe anche, potrebbe, non si potrebbero trattare i eh, creditori eh, in maniera paritaria ma anche in maniera disuguale, quindi si, vanno collocati in classi diverse. Quando eh, si, si trova nella posizione di un tribunale o di un creditore si ricevono dei piani. Eh, con una serie di classi di creditori ma magari anche ad esempio di azionisti. Il primo esempio banale può essere quello del piano di ristrutturazione consensuale che significa che, implica che quando si vota il piano tutte le classi di voto lo approvano. E quindi ognuno in ciascuna di queste eh, classi può non essere eh, d'accordo o soddisfatto, ma la maggioranza è d'accordo col piano. Ed è quella la situazione che rappresenta questa slide. Ho sottolineato che un piano consensuale appunto, non indica che tutti siano in accordo, ma che ogni classe è soddisfatta eh, della, um, e quindi contribuisce alla maggioranza che è richiesta in base alle norme nazionali. Come potete vedere qui, in alcuni eh, Stati membri eh, si eh, occorre una maggioranza eh, posta collocata al 66% per ogni classe in altri fino al 75% in Italia eh, appunto ci attestiamo vi attestate al 75% quando si vota un piano se si arriva a questa percentuale non c'è cram down, non c'è ristrutturazione il piano eh, va approvato dalla Corte per capire se soddisfa tutti gli altri requisiti aggiuntivi in base alla legge assensi di legge. Il problema si presenta quando il piano di ristrutturazione non è consensuale perché uno o più eh, di queste classi di voto non hanno votato a favore del piano e quindi non è stata conseguita la maggioranza richiesta. Ci sono due eh, modi in cui ciò può arrivare. Quello, eh, uno è quello rappresentato qui, diciamo che eh, i eh, privilegiati accettano il piano, quelli che erografari lo eh, a maggioranza, ma i soci non approvano il piano, probabilmente perché il piano non aveva visto eh, per quel che le riguardava una prosecuzione dell'attività eh, dell'azienda o comunque non assicurava loro un. Eh, come dire una compensazione sufficiente. E quindi il piano può andare avanti anche se una parte significativa, una quota significativa delle parti interessate non è d'accordo con il piano. Ed è qui che interviene il cram down, perché occorrono delle valutazioni ulteriori di parità di trattamento rispetto alle classi junior. Quindi ci dovrà essere un cram down, un cram down che comprime gli interessi e i diritti di questa categoria, di questo gruppo di parti interessate. E poi c'è anche la fattispecie opposta: può accadere che i soci siano assolutamente d'accordo col piano, così come i chirografari, ma magari non so, le banche o anche il fisco può non approvare ed è una evento frequente. Questi sono i creditori privilegiati, appunto come dicevo le banche, che potrebbero rifiutare il piano, rigettarlo. Allora ancora una volta ci si pone la domanda, è equo vincolarli a un piano che invece è supportato, sostenuto dalle altre classi di voto oppure c'è un problema di equità e quindi eh, questa eventualità non deve prodursi? È un problema di eh, cram down sì, ma a volte anche di cram up perché il piano viene reso vincolante rispetto a un gruppo diciamo, con livello più senior di parti interessate. Le regole del cram down dovrebbero comunque applicarsi in entrambi i casi. Le regole del cram down dovrebbero funzionare sia per le classi junior che per le classi senior. Quindi qual è il contenuto della direttiva in materia? Eh, avete una fotocopia qui dell'articolo eh, 11 eh, della direttiva, non entrerò in dettaglio, però semplicemente mi sono limitato a elencare una serie di informazioni importanti da verificare nel momento in cui la Corte va a rivedere il piano che non ha eh, ricevuto una, una conferma da parte di tutte le classi di voto. Ho sottolineato in rosso quelli che sono gli elementi che andremo noi a eh, considerare. Il primo elemento di cui ci interesseremo è l'approvazione minima dei creditori. Al di là della eh, classe dissenziente, soci o eh, privilegiati, c'è un'approvazione sufficiente presso le altre eh, classi eh, di creditori? La seconda soglia, per così dire, da valutare che considereremo oggi è la, la norma, la regola di parità o di equità, cioè il cosiddetto fairness test, che non è soltanto una norma di priorità, è un fairness test verticale, ma ne esiste uno anche orizzontale. Nell'articolo 11 è previsto e andremo a considerare eh, queste due misure quando eh, considereremo appunto il diritto italiano, tedesco e eh, olandese. Devo tornare indietro, scusate. Allora, l'approvazione minima dei creditori. Che cosa dice la direttiva in merito? La direttiva non è eh, veramente molto, molto chiara in questo senso. Ci dà due possibilità. Una possibilità è che ci possa essere una maggioranza di classi che effettivamente eh, supportano il piano perché possa passare. In questo esempio abbiamo due classi che approva il, approvano il piano e una che è dis, eh, dissenziente, e quindi avete due classi che approvano il piano e questo va bene. La maggioranza approva. La seconda cosa che si può fare eh, come legislatore in uno Stato membro è dire beh, una classe basta che approvi una classe sola. Se soltanto un grado dei creditori o dei soci approva il piano, può anche andare bene così però poi c'è una norma di salvaguardia che dice però forse magari non gli azionisti, magari non i creditori detti junior, perché questo darebbe loro la possibilità di fare un cram down sul piano eh, rispetto eh, contro le classi più senior. Quindi gli stati membri possono dire che le classi che approvano non devono essere eh, una, eh, la classe diciamo, dei soci o le classi comunque inferiori, ma che devono essere almeno, deve essere se ce n'è una sola, la classe eh, superiore, quella che per così dire sarebbe in the money. Una classe che in una liquidazione riceverebbe qualcosa se il piano comunque non fosse conformato. La seconda domanda da porsi è questa. Allora chi? può votare anche in queste classi all'interno. La direttiva introduce la definizione di eh, creditori interessati o di parti interessate più in generale e anche i creditori cosiddetti impaired, quelli danneggiati. Nell'articolo 11 vengono utilizzati in maniera piuttosto eh, equivalente, possono essere l'uno o l'altro. C'è una differenza? Beh, la direttiva non è chiara da questo punto di vista. Se si va a guardare più in dettaglio, nelle premesse c'è una frase che dice che i creditori eh, sono quelli che in pratica. Quelli, eh, che sono più penalizzati sono quelli eh, a cui viene scontata una parte del, del loro credito, ma nel centro, diciamo, nel cuore della direttiva c'è l'articolo 2 che eh, definisce i creditori interessati come quelli che vengono impattati nei propri diritti eh, da un piano. Quindi può essere semplicemente una riduzione, ma può anche essere un modo diverso eh, di incidere sul eh, creditore che rientra in un piano. Ad esempio ci cioè può essere una sospensione delle scadenze o qualcosa del genere, per cui si viene ancora eh, pagati per intero, ma in un momento successivo, oppure si viene pagati per intero ma non so, per esempio un vecchio eh, titolo obbligazionario diventa eh, un nuovo titolo obbligazionario, viene sostituito e quindi ci può essere anche o, diciamo, una eh, riduzione del credito, eh, quindi non è chiara la direttiva se il creditore eh, di volta in volta possa essere un creditore semplicemente interessato oppure che ha visto una riduzione del proprio credito. Ripasso la parola. Uh, allora, mh, vorrei prima di passare a come l'articolo 11 è stato implementato nella, ehm, nei, nei paesi dei due relatori, ehm, e salvo il fatto che ovviamente la, la risposta sulla maggioranza non era corretta, visto che le, le, il nostro legislatore sulle, sulle maggioranze per l'approvazione concordato in continuità è abbastanza articolato. Um, volevo chiedere eh, ai relatori... Uh, quando è stata la direttiva uh, implementata nel loro paese? Sì, molto grazie Giorgio. I'm Bene, afraid. grazie mille Giorgio. Ho scordato una parte di quello che hai detto perché la traduzione è uscita. Eh, c'è stato un momento in cui la traduzione non era disponibile però credo di aver capito quello che mi tu mi hai chiesto nei paesi bassi abbiamo implementato la direttiva e vorrei dire qualcosa in merito alle norme che si applicano come ha spiegato il professor Madaus, eh, la direttiva offre una sorta di menu da cui si può scegliere eh, rispetto a determinati aspetti delle norme. Sì, quindi andrò e quindi affronterò tutta una serie di temi. Innanzitutto abbiamo il voto. Il voto avviene da parte dei creditori oppure dagli azionisti o soci i cui diritti vengono modificati o perlomeno sono parti comunque interessate. Dopo questo voto. Se vi è proceduto, il piano può essere sottoposto al Tribunale per l'omologazione, ossia per la conferma e il requisito per poterla presentare è che almeno una classe di creditori abbia accettato il piano, cioè abbia votato a favore del piano. In, nei Paesi Bassi bisogna farlo con una maggioranza dei due terzi. Quindi non è sufficiente che sia solo una classe di soci abbia votato a favore del piano, deve essere una classe di creditori. E qui arriva la parte più complicata e mi rendo conto che nella uh, sentenza di Bergamo ci sia stato un problema rispetto a questo. La eh, norma nei Paesi Bassi è tale per cui se il piano riguarda eh, i diritti dei creditori che avrebbero ricevuto una distribuzione di eh, fondi in caso di fallimento, una di queste classi avrebbe dovuto votare a favore del piano. Tanto per darvi un esempio, se i eh, privilegiati ricevono una, eh, il 100% non votano perché i loro diritti non sono stati modificati e, e sono le altre classi eh, ordinarie che magari ricevono il, che riceverebbero il 50% in un fallimento e che adesso ricevono il 70% perché bisogna percepire di più che in un fallimento, allora queste eh, classi avrebbero dovuto votare a favore del piano eh, se, ehm, in, in quella eventualità allora se non c'è una classe in cui se non c'è una classe in cui eh, che non avrebbero ricevuto lo stesso, eh, la stessa percentuale, vi faccio un esempio. Se i privilegiati ricevono eh, il 100% non votano e i creditori ordinari se non ricevono nulla in un fallimento ma ricevono invece il 20% con il piano, la classe di creditori, scusate mi sono espresso male, allora una di queste classi di eh, creditori ordinari votano a favore del piano, la loro classe non soddisfa i requisiti eh, rispetto a quel che avrebbero ricevuto in caso di fallimento, ma il piano può essere comunque presentato per l'omologazione perché non c'è una classe cui i cui diritti vengono impattati, che avrebbe ricevuto qualcosa eh, di più nel fallimento, nel caso del fallimento. E queste sono le norme che si applicano da noi. Eh, spero che fosse questa la domanda. Beh, sì. Quindi, sostanzialmente. affrontare la, la disciplina tedesca Before abbiamo sentito deal with German la German uh, Rules, eh, heard di about uh, the eh, eh, rules the implementation dell'articolo 11 della, uh, uh, della uh, direttiva. Prima di uh, esaminare come l'articolo 11 è stato uh, attuato in uh, in Germania, però volevo chiedere uh, a entrambi uh, i relatori ehm uh, perché eh, sia stata adottata come regola di distribuzione sia in Germania che eh, in Olanda la regola della Absolute Priority eh, Rule. Eh, come voi sapete in Italia e eh, in altri paesi è stata adottata come regola di distribuzione la Relative Priority Rule, ma la direttiva ha, ha lasciato aperta la possibilità per gli stati membri di adottare invece la absolute priority rule quindi mm -hmm. come prima domanda a entrambi eh, i relatori volevo capire perché è stata fatta questa scelta diversa dalla regola generale che è quella di, della relative priority rule yeah yeah I will, I will Beh, sostanzialmente è perché tradizionalmente l'hanno fatto hanno fatto così per esempio gli americani e quindi abbiamo adottato questo punto di vista. Devo però fare qualche osservazione a questo proposito, La norma di base dei Paesi Bassi è tale per cui se non tutte le classi interessate adottano il piano. I creditori che appartengono a una classe che non ha adottato il piano possono porvisi e il Tribunale deve applicare questa regola della priorità assoluta e può fare cram down soltanto se il piano soddisfa la regola della priorità assoluta e quindi nel nostro paese il ranking, quindi la gradazione che è proposta dal codice civile olandese e in altre leggi e che può anche provenire come fonte dai contratti, deve essere osservata. E quindi questo è il primo punto, non si può dare di più a qualcuno che si trova in una classe più elevata, più di quanto non debba ricevere. E non si può dare a classi inferiori, a gradi inferiori, e pagare per intero le classi più alte se il creditore di quella uh, classe più alta si oppone. Quindi la prima regola è che eh, applicando l'APR, la, uh, eh, la Corte però possa eh, deviare da questo principio qualora sia ragionevole e che questo non. Non, eh, in modo che questo non vada ad impattare sui diritti dei creditori che eh, appartengano a una classe dove i creditori si oppongono. Devo fare un'osservazione supplementare. Eh, L'ordine di gradazione tra i creditori deve essere rispettato e questo significa non solo i creditori che sono inclusi nel piano ma anche i creditori che nel piano non rientrano e questo è una sorta di eh, deviazione rispetto a quello che è proposto nella direttiva, se ad esempio il piano eh, può incidere sui eh, creditori finanziari, eh, presumiamo che siano ordinari, e non, invece non ha effetto su quelli commerciali. Una eh, classe di voto che si opponga a un creditore finanziario si può anche opporre eh, sulla base che i eh, creditori commerciali, rice se ricevono un pagamento per intero, bisogna dimostrare che eh, l'APR non è applicata perché la gradazione non è eh, applicata, e, però i creditori finanziari non devono, esserne, eh, non devono in pratica esserne impattati. Non abbiamo una vera e propria eh, casistica su questo ancora, eh, quindi non ci sono precedenti. E bisogna vedere se il danno alle diverse categorie di creditori sia più o meno intenzionale. Ecco, questo è un po' il succo. La soluzione tedesca si è configurata un po' diversamente. Quello che noi abbiamo scelto eh, di applicare è l'APR, come è stato detto, perché eh, questo approccio ha sempre fatto parte della legislazione sui eh, piani eh, di eh, fallimentare da molti, molti anni, dal 1999 e non si sentiva l'esigenza di allontanarsene completamente. Eh, abbiamo però attenuato la norma nell'implementazione della direttiva. Eh, diciamo che eh, l'abbiamo usata come eh, punto di partenza l'APR, ma come ha detto il nostro collega olandese abbiamo creato delle eh, eccezioni significative, cioè se si riesce a dimostrare in misura convincente che ci sono motivi per ristrutturare eh, allontanandosi dall'APR, si ha la possibilità da parte del Tribunale di rivedere le argomentazioni. Se è d'accordo il piano viene confermato e quindi c'è una certa flessibilità nel sistema. La chiamiamo APR flessibile tantè. Si può addirittura chiamarla a regola assoluta relativa, ecco, se si vuole. Però ci dà la flessibilità necessaria all'interno del sistema ed è stata peraltro molto usata. Entrambi you. i relatori è eh, di eh, dirci brevemente eh, se eh, nella normativa eh, olandese e nella normativa eh, tedesca eh, esistono molte eh, cause legittime di prelazione. Noi sappiamo che il nostro ordinamento è caratterizzato da un'infinità di cause legittime di prelazione e eh, lo strumento delle classi a volte viene utilizzato anche per bilanciare questo strumento. Siccome eh, quindi vorrei chiedere questo, poi spiegherò meglio. Did you hear us? So, so basically what, uh, what about the ranking of claims? Are there many secured uh, claims uh, uh, rules uh, Beh, c'è una problematica molto rilevante da questo punto di vista. Dovrei dire, intanto, che nei Paesi Bassi... La maggior parte del credito è credito garantito, quindi le banche finanziano le aziende e poi le autorità anche fiscali hanno uno status di creditore privilegiato. Questo significa che in una procedura fallimentare c'è poco per i creditori ordinari. Dovrei anche dire questo. Che All'opposto di quel che abbiamo sentito per la Germania, non avevamo piani fallimentari per i quali avremmo potuto applicare l'Absolute Priority Rule o una categorizzazione particolare. Eh, C'erano dei piani dell'86 che non funzionavano più eh, perché erano molto antiquati. La legge, così come l'abbiamo applicata in base alla direttiva, è relativamente nuova e viene utilizzata. Peraltro è stata adottata entusiasticamente perché alla fin fine ci dà l'opportunità di gestire. Le, eh, I crediti vantati da, eh, dai privilegiati e eh, diciamo, tutti i crediti garantiti, cosa che per noi è molto importante. In Germania la situazione è decisamente simile rispetto al mercato del credito ed è tale per cui noi abbiamo dei crediti garantiti per tutti. E quindi, eh, Diciamo che ci sono tutta una serie di eh, vincoli eh, che si applicano praticamente per tutte le eh, classi. Eh, non ci sono floating charges che fanno sì che ci siano meccanismi automatici, ma ci sono singoli contratti che però eh, aggiungono lo stesso risultato sostanzialmente. Quando si guarda la gradazione nel diritto fallimentare in Germania ci siamo un po' liberati di tutti i livelli di priorità, compresi i privilegi o le, pre le eh, prelazioni eh, anche del fisco. Questo già nel 1999, quindi il diritto eh, non prevede che ci siano creditori senior, ci sono soltanto dei, eh, creditori, dei creditori ordinari non garantiti, subordinati e poi ci sono i soci. E quindi abbiamo una gradazione al di sotto del chirografario, ma non abbiamo più i privilegiati. Quindi sopra gli ordinari non c'è nulla. E non siamo ancora sicuri di cosa fare con i crediti garantiti. Perché c'è una tendenza a dire che non sono comunque senior, anche se garantiti. Ovviamente eh, possono recuperare il, diciamo, i, diritti, i loro diritti, ma a parte il, diciamo, la garanzia non hanno altre tutele. È una cosa bellissima quando si pensa della priority rule. Si pensa alla priority rule perché eh, se anche i, i privilegiati non sono speciali, allora chi è speciale al di sopra del chirografario? E quindi con la priority rule, così come l'abbiamo usata noi in Germania, è molto facile da, da gestire perché si può utilizzare il cram down nei confronti dei soci, mentre non ci si deve preoccupare troppo eh, sul, eh, del cram down rispetto, a, per esempio, al credito garantito. Eh, grazie, Stefano. Eh, a questo punto ci piacerebbe capire thanks, come l'articolo 11 è stato attuato in eh, Germania. Ho um, anche in italiano. Um, yeah. so, so how, do do? So, allora, vediamo from, cosa abbiamo fatto. Uh, Alla luce di quello che abbiamo già detto... Di fatto avevamo già delle regole molto, sempli, molto simili per il, nostro, già per il nostro piano di fallimento, già dal 99, e quindi le regole, vedete, che sono state come dire, integrate nel, nel cosiddetto ristrutturare un plan, quindi nel piano di ristrutturazione, quindi, usavamo già il concetto del cram-down e la Germania ha sempre insistito sul fatto che la maggior parte delle classi di voto devono votare ad accettare, per accettare il piano. Abbiamo tenuto questo, questo concetto quindi nel primo concetto dell'articolo 11, quindi abbiamo stabilito che ci volesse la maggior parte delle classi di voto che accettavano il piano. E soltanto se non vi fosse una maggioranza, il che accade quando vi è una sola classe, cosa possibile, oppure vi sono due classi, una prova l'altra è contro il piano, allora in quel caso vi è una soluzione di backup che in realtà non vale per i fallimenti. Ma usiamo l'articolo 11, diciamo se c'è solo una delle due classi a favore. Alme eh, almeno una di queste classi deve essere al di sopra del livello dei soci o eh, così dire, eh, privilegiata. Quindi almeno eh, i soci o i privilegiati devono votare a favore. Quindi questa è la regola sostanzialmente che ci siamo dati eh, per quanto riguarda l'approvazione da parte dei creditori. E Then there is, yeah. Um. E poi abbiamo il cosiddetto fairness test. Innanzitutto il test è orizzontale e questo è fondamentale in Germania perché ricordate che la maggior parte delle nostre classi sono allo stesso livello dei creditori ordinari. E quindi se si hanno gli obbligazionisti, se, quindi classi di obbligazionisti, classi di fornitori, classi di dipendenti e altri creditori ordinari, ebbene. Eh, tutti questi a livello di regola di priorità si collocano sullo stesso livello di priorità. Eh, quindi eh, un test verticale non offre molto proprio perché questi sono tutti sullo stesso piano, che si tratti di priorità assoluta o relativa. Eh, di fatto la priorità rimane allo stesso livello per tutti. Per cui in, eh, per noi in Germania è importante eseguire il test quindi orizzontale, quindi vedere se il piano è eco eh, rispetto a tutti questi soggetti eh, a livello orizzontale. E il il test è molto semplice, è di natura discriminatoria, nel senso, si va a valutare se le due classi che votano in favore del piano sono trattate meglio di quella classe che in realtà non eh, vuole accettare il piano, quindi che è contro. Quindi, questo è l'approccio, di fatto. E quindi la classe dissenziente deve avere quantomeno lo stesso eh, trattamento eh, rispetto alle classi favorevoli. E questo è un test diciamo, semplice, soprattutto per il, eh, per il piano di ristrutturazione. Ma vi è anche un'eccezione. E questo scusatelo, ve lo dirò dopo, le deroghe. Perché noi eh, possiamo decisamente deviare da questo approccio se vi è una discriminazione giustificata. Eh, ad esempio, eh, se l'obbligazionista subisce un haircut, quindi una riduzione del 20%, ma i fornitori vengono pagati in toto eh, o ma in una fase successiva. Ehm, naturalmente se c'è una classe significa che ad esempio, i fornitori vengono pagati successivamente ebbene questo è un trattamento diverso quindi non vi è un trattamento eco uguale per tutti e quindi è giustificato no? quindi eh, gli, gli obbligazionisti sono, eh, diciamo, hanno il diritto di non essere d'accordo perché la discriminazione è giustificata e quindi bisogna andare in tribunale a spiegare perché è giustificato trattarli in modo diverso e se ha, ha una motivazione accettabile quindi trattare determinati creditori meglio o peggio di altri perché serve per la ristrutturazione dell'azienda, a quel punto il Tribunale accetta questa deroga, questa deviazione dalla regola sulla base del, del principio dell'idea che un trattamento discriminatorio è accettabile a patto che vi sia una motivazione aziendale per procedere in tal senso. E eh, molto rapidamente sul test verticale, quindi la regola della priorità assoluta è solo importante per fare un countdown eh, eh, rispetto al, ai soci o ai creditori subordinati. Ehm, obbligazionisti subordinati che nella procedura tedesca eh, possono essere molto aggressivi perché noi diamo la possibilità eh, anche lo scambio di obbligazioni durante questo processo e quindi possono esserci una notevole diciamo, contrattazione di obbligazioni a prezzo molto basso per riuscire ad estrarre la maggior parte di, di beneficio. E quindi eh, occorre eh, gestire tutto questo in un modo eh, molto solido. Eh, e quindi noi diciamo così. Se vi è una uh, classe subordinata dissenziente, non può fare molto se la uh, tua classe è al di sopra o hai trattato, sei trattato meglio, uh, perché uh, loro vengono pagati in toto uh, prima di ricevere qualcosa. Quindi in questo caso la regola funziona perfettamente bene. Il problema è eh, se vi sono dei social di sotto dei subordinati eh, che sono essenziali per la ristrutturazione dell'azienda, perché ad esempio può essere un'azienda a conduzione familiare oppure un'azienda di medie dimensioni, la, la Mittelstand, quindi con, un, con una, eh, una presenza della famiglia che si vuole mantenere eh, all'interno dell'azienda. Se si dà qualcosa alla famiglia, la priorità assoluta è una disa un disastro perché mh, si può avere un veto rispetto ai creditori junior quindi sostanzialmente accettiamo delle eccezioni quindi se vi è una, um, una motivazione uh, giustificata per mantenere i soci e anche per gestire i crediti subordinati in modo diverso si può derogare anche dalla regola, uh, della, um, da questa regola quindi um, se vi è una motivazione uh, accettabile sostanzialmente quindi questa è la flessibilità che ci siamo date nella nostra regola della priorità assoluta che si è dimostrata essere molto utile.